Do con un po' di commozione a tutti coloro che mi vogliono bene la bella notizia che il Signore non mi ha voluto portare con sé, affinché io non fossi confuso con Lui. Ora dal cielo farà che io abbatta il gigante Golia e di me la sua pietra angolare. L'orario che il computer ha tirato fuori questa mattina, 7:00. Come dire, tutta l'opera di Dio è compiuta. Ebbene, da parte mia ci sarà la ripartenza di un uomo forte e determinato a vincere la partita di Dio. Vi do la bella notizia. Il Signore non mi ha voluto con sé. Ebbene, io sono il suo unico apostolo. Ha voluto che io rimanessi qui a condurre la sua battaglia dopo che tutte le ragioni che implicavano che ieri terminasse la presenza della verità incarnata sulla terra, si sono compiute nel modo totalmente divino di tutto ciò che lo è, fino al punto della totale invisibilità. Anche io, che quando ho dovuto assistere all'uscita da me di Gesù, quando andai a Gerusalemme e me ne accorsi, questa volta non ho percepito assolutamente niente. Come se la vita per me fosse identica tra quella vissuta fino a ieri e quella che da oggi io porterò avanti, intenzionato e determinato a combattere una battaglia precisa e puntuale che io pensavo di delegare ad altri, che però non erano stati preparati a tutto ciò. Il Signore non ha voluto fare una confusione tra Lui, quando era in me, e me, perché se avesse portato via anche me, avrebbe corso il rischio, e voi tutti insieme a Dio, che fosse confuso ancora una volta il contenuto con il sacco, il riferimento umano di Dio non è un singolo soggetto, perché Dio è un valore assoluto che riguarda la totalità degli uomini. Certo, quando vedete un pezzo di legno, voi dite è legno. Certo, tutti noi abbiamo l'essenza di Dio, perché lo Spirito Santo è l'essenza di ogni spirito umano. Ma una cosa dire che quel pezzo di legno è di legno, un'altra cosa è dire che è il legno è una essenza che è propria di ogni pezzo di legno e non lo è mai esclusivamente di un pezzo di legno. Per questa ragione, se il Signore avesse portato via anche me,
voi avreste corso il rischio molto serio di fare confondere il Signore con me, che sono un umile portatore identico a tutti quanti voi. Tra me e voi non c'è nessuna differenza. Siamo tutti uomini. Ma attenzione, amici, dire che siamo tutti uomini non significa dire che l'essenza dello spirito umano non sia nell'essenza dello spirito di Dio. Che l'uomo acquisti la modestia di sapersi soggetto definito, mentre Dio è un soggetto infinito, assoluto. L'uomo assuma questa condizione di modestia, ma non sia tanto cieco da non vedersi parte di una battaglia generale che tutti dobbiamo condurre, perché il compito umano di ogni uomo è di decidere una volta per tutte, uno per uno, di avere a traino della nostra vita un valore che sia di giustizia, di amore, di vero bene, che è vero bene quando non è solo il vero bene relativo a me, ma relativo a tutti. Quando ciascuno, in un modo sano, sarà guidato perché ciascuno di noi lo ha scelto come il Dio della sua salvezza, da questo Dio di bene della personale salvezza, allora vi garantisco che quello è il volere di Dio, che l'uomo, per libera adesione e scelta personale, segue adeguandosi come figlio alla volontà del Padre. Dunque, cari amici, voi avete udito ieri dall'interno di me il Signore che vi comunicava che quella era la ultima trasmissione che udivate da Lui. Certo. E lo è stata. Da oggi voi la udrete da me. Non sono la stessa persona rispetto a ieri. Ieri io ero totalmente guidato da Dio. Oggi sono come tutti voi. Ho addosso la mia responsabilità personale. Io pure di non essere più guidato come un somaro dal Dio dell'esistenza, ma di doverlo io stesso eleggere a mio Dio tra tutti i valori rivali che io potrei volere imporre a me stesso come la guida della mia vita. Pertanto, questa è solo la ripartenza. Permettetemi almeno un periodo in cui io sia qui, che mi chiuda su me stesso, che mediti attentamente su tutto quello che è accaduto nel corso della mia vita, su tutti i segni chiarissimi e evidenti che io ho avuto e sulla scelta che infine il Signore ha fatto di volersi dissociare da me. Io sono la pietra scartata dal costruttore.
e per costruttore, in questo caso io mi riferisco proprio a Dio. Egli mi ha scartato e non mi ha voluto portare in cielo con sé. Mi ha lasciato qui, tra di voi, sulla terra. Io che mi chiamo Paolo Torquato Romano Amodeo, Ptra, P e Tra, mi chiamo, e sono quella pietra che deve rimanere qui, perché un giovane Davide la metta nella sua fionda e con coraggio, protetto dal Dio del cielo, che finalmente è lì in cielo e non si è più limitato qui nell'impotenza umana, a accettare egli stesso ciò che aveva deciso, ora sarà in grado di proteggere veramente tutti i miei gesti e pilotare la mia pietra lì sulla fronte di Golia per abbattere il gigante di tutte le cattive convinzioni umane. Buone vacanze a tutti voi che lo siete, e mi concedo un po' di vacanza finalmente anche io.